Un saluto a tutti i lettori di Readball.com, siamo allo stand di Alcatel qui al CES 2015 di Las Vegas. Vi vogliamo far vedere una delle ultime proposte della società che già avevamo conosciuto all'IFA 2014 di Berlino sotto forma di un prototipo. Parliamo infatti di uno smartwatch, cioè l'Alcatel One Touch Watch, nome un pochino sicuramente particolare, che ha delle carte da giocare, soprattutto molto, è molto interessante la dotazione hardware e soprattutto anche il prezzo di lancio di questo terminale. Ve lo faccio vedere più da vicino. Come potete vedere ci troviamo davanti a un orologio con un tasto fisico sul lato destro e un display semicircolare come quello di Moto 360. Un sistema operativo proprietario che consente di rendere questo dispositivo compatibile con iOS e Android allo stesso tempo, ma in futuro chissà, potrebbe arrivare anche la compatibilità con altri sistemi operativi. Ci sono tutte le opzioni per il fitness, c'è anche un cardio frequenzimetro presente nella parte posteriore del dispositivo, ma vi voglio far vedere che una delle caratteristiche più interessanti del prototipo è rimasta anche sul modello finale di vendita, cioè l'opportunità di ricaricare il dispositivo molto velocemente grazie alla porta USB integrata direttamente nel cinturino, non serve un caricatore esterno. Abbiamo chiesto ad Alcatel perché l'azienda non ha scelto Android Wear. Beh, la motivazione è molto semplice: Android Wear non è multipiattaforma e soprattutto secondo loro consuma troppa batteria. Con il sistema operativo proprietario di Alcatel One Touch si riesce a fare, almeno a detta del rappresentante qui in fiera, anche 3 giorni di utilizzo intenso, quindi sicuramente sarebbe un grosso obiettivo raggiunto da parte di Alcatel. Noi siamo molto incuriositi da questo dispositivo di Alcatel, soprattutto ricordiamo il prezzo molto molto aggressivo, 99€, è un prezzo che ancora non raggiunge praticamente nessun wearable sul mercato, quindi Alcatel sta facendo una scelta molto coraggiosa e vediamo se ripagherà. Noi ci vediamo al prossimo video per Readball.com, Andrea Ricci. Ciao, io sono Andrea. E io sono Gianluca. Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti tutte le novità dal CES 2015. Troverai anche dei vlog e i backstage per vivere insieme a noi la fiera di Las Vegas. Ci vediamo al prossimo video.